Ah, oui. Don Carlo, buongiorno. Pensaci come va, vedi? State un poco stanco, ma se capisci che stare sempre cadendo. Io secondo me penso che voi pure un poco di riposo ve lo dovreste prendere. Come si dice, staccare la spina a volte fa bene. Io per esempio sono stata una settimana da mia sorella, quella che abita al nord. Ehi, ma ho già fatto una bella semanella di vacanza a Gaeta. Gaeta, a nord di Napoli. Don Gaeta, che dormuto che mi ha fatto. Mamma mia, vedi che buia, che son. Ma sogni impossibili da descrivere, una cosa improbabile. Io mi pensavo che tutti i sogni ingarbugliati che mi facevano erano dovuti al troppo stress, al troppo lavoro. E invece, Don Gaeta, non è così. Io ho avuto la risposta scientifica al fatto che non è così. Eh sì, perché mi ha fatto certi suoni che fate voi che nella realtà non si possono proprio verificare. Io per esempio mi ha suonato che c'erano treni che arrivavano in orario, Napoli senza munnezze. Mi sono sognata addirittura che mi mangiavo un paparolo imbuttonato e non mi rimaneva sopra lo stomaco. Tanto per Don Gaeta che ha fatto una pensata. Io questa settimana i numeri non me li sono voluti giocare. Ma sì, a Geritto, ma vi pare possibile che con tutti questi sogni impossibili esce questi numeri? No! Ma già cattato un gratta e vinci. E ma astrazione quando la fanno?